temporale di almeno 4-5 ore. Eccoci all'1 e 10, il momento del pranzo. Come avrete visto dagli altri video, a pranzo a me piace stare un pochino più leggera, quindi di solito mi faccio una mega insalatona con di tutto e di più dentro. A me l'insalata e la verdura in generale piace tantissimo, sia d'estate che d'inverno, ma inutile dire che adesso con il caldo, comunque già a partire dal mese di giugno, l'insalata a pranzo è perfetta. Allora, qua sto facendo le uova sode, qui c'è la ciotolona di insalata, cioè proprio misera. Adesso taglio un cetriolo, questo l'abbiamo raccolto ieri nell'orto, l'abbiamo già assaggiato, non questo ovviamente, un altro, e è buonissimo, è super dolce, per niente amaro, quindi vuol dire che stiamo facendo bene. E intanto guardo Dynasty, se si dice così, è questo. È questo qua, non so se l'avete visto, ma è bellissimo, ve lo consiglio. È una serie TV che parla praticamente dei drammi familiari tra ricchi e problemi da ricchi e tutte queste cose. E molto bello. Cotto ieri sera, c'è zucchina, melanzana, zucca e cipolla. A me piace un sacco unire tipo verdura cruda e a foglia, tipo l'insalata che fa volume, con verdura cotta un po' più consistente, ecco. Attività interessanti dopo pranzo, più che interessanti, utili. Cosa sto facendo? Ho comprato 1 chilo di arachidi, praticamente le sto tutte sbucciando per fare il burro d'arachidi, così vi faccio vedere come lo faccio. Il procedimento non l'ho inventato io, non sono così esperta di burri di frutta secca, ma è una ricetta di canna, penso che la maggior parte di voi lo conoscano già. Io da quando ho iniziato a fare i burri di frutta secca in casa, soprattutto quello di arachidi, perché noto che è molto più buono di quello che si compra, faccio sempre così, uso sempre il suo procedimento e devo dire che è migliore, veramente, viene perfetto. Quindi adesso ve lo faccio vedere, ma solo per espandere la sua genialità. Nel frattempo che sbuccio noccioline in modo molto divertente, vi parlo di questa serie che sto guardando, che è Dynasty, come volete, e veramente mi sta prendendo un sacco. Le prime puntate non mi ispirava molto, ero lì per smettere di guardarla perché veramente le prime puntate non mi ispiravano, però andando avanti, capendo un po' la storia e tutto, veramente mi ha presa un sacco. Non so se avete guardato Il Delitto Perfetto. Ecco, mi ha presa nello stesso modo. È una serie TV molto leggera, però adesso vi leggo la trama. Non ve la spiego perché veramente finirei per raccontarvi cose che non dovrei dire, quindi vi leggo direttamente quello che Google ci spiega. Allora, i Carrington e i Colby sono due famiglie più ricche d'America. Fanno a gara per il controllo della loro fortuna e dei loro figli, mettendo in luce la corruzione che si nasconde sotto il fascino della ricchezza. Bellissimo. Veramente, se non sapete cosa guardare o state finendo una serie e vi state informando per cosa guardare dopo, questa fa per voi, credo.
Ecco qua tutte le noccioline sbucciate, cioè non proprio tutte tutte, ne ho fatte giusto una teglia. Adesso ho già acceso il forno a 130 gradi e le inforno per circa 20-30 minuti. Come canna insegna, questo passaggio serve per togliere l'umidità dalle arachidi in modo da non creare il pastone quando poi andiamo a frullarle. In effetti ho sempre usato questo metodo, tranne una volta che per velocizzare stavo facendo la tahina, quindi lo stesso procedimento ma con i semi di sesamo. Mi si è impastato, infatti non è venuto liquido, è venuto tipo cremoso. 30 minuti sono passati, adesso lascio il forno aperto così si raffreddano e quando torno da lavorare li trito. Nel frattempo ho preparato anche la cena. Ho messo un panetto di tofu con 2 cucchiai di salsa di soia, 1 cucchiaio di sciroppo d'acero, poi ho messo peperoncino, aglio in polvere e zenzero. Mescolato tutto, ho messo un po' di timo e adesso lo copro così si fa tutta la sua bella marinatura e stasera andiamo a prepararlo. Ed eccoci arrivati all'ora di cena. Solitamente faccio lo spuntino pomeridiano, ma ultimamente col caldo non so perché ho meno fame. Strano, non è da me. Però vabbè, ultimamente va così. Quindi per cena preparo appunto il tofu, dopo vi faccio vedere il piatto completo e inizio anche a fare il burro di arachidi. Le ho tutte già messe nel bimby. Appunto sono state tutto il pomeriggio in forno come avete visto prima, forno spento con sportello aperto in modo che si raffreddassero per bene e adesso vado a tritarle. Eccolo pronto, è venuto veramente da Dio. Adesso non lo chiudo subito, lo lascio aperto così finché si raffredda completamente, perché sennò fa tutta la muffa e va da male. Quindi è molto molto importante aspettare che sia completamente freddo prima di chiuderlo. E il piatto è pronto. Ho messo riso, tofu, zucca che avevo in freezer e che cuocio praticamente in forno a pezzettini e poi congelo. Poi qua sotto ci sono delle zucchine, melanzane, rucola e sopra burro d'arachidi. Buon appetito! Come sempre la colazione la preparo la sera prima. Vi spiego velocemente che ingredienti ho unito perché è veramente semplicissimo. Ho unito 40 g di farina d'avena, 10 g di farina di castagne e 150 di albume. Ho mescolato il tutto, ho aggiunto un po' di cannella e 2 g di lievito in polvere per dolci e poi ho cotto in questo pentolino. Il pentolino è fondamentale per fare il ciccio pancake, in quanto se non è un buon pentolino e non è antiaderente si attaccherà e non si cuocerà bene, anzi rischiamo di bruciarlo. Il giorno dopo vi basterà farcirlo e guarnirlo con ciò che preferite. Grazie per essere stati con me e aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!